291 metri lineari di documenti e carte di vario genere che attraversa un lungo arco cronologico che corre dal 1943 al 2008. Sono i numeri che aiutano a capire le dimensioni dell'archivio delle sinistre che sta prendendo corpo nella nostra regione, nella sede pescarese della Fondazione Abruzzo Riforme. I risultati di un lavoro certosino avviato oramai da 3 anni sono stati al centro di un convegno dal titolo Costruire un archivio delle sinistre in Abruzzo, fra storia e memoria, svoltosi all'interno del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Teramo. L'archivio che raccoglie fondi del Partito Comunista, sia delle strutture, delle sedi dove il Partito Comunista ha esercitato la sua attività, sia attraverso fondi personali di militanti e dirigenti. Ma nell'archivio ci sono anche molte altre carte che riguardano un po' la storia del Novecento dell'Abruzzo e l'attività politica delle sinistre abruzzesi e dei movimenti sindacali ad essi collegati. Crediamo che sia il più grande archivio raccolto, per il momento raccolto e riordinato, della sinistra abruzzese, che racconta un po' di storia dell'Abruzzo. A spiegare la consistenza dell'archivio che la Fondazione ha sin qui assemblato per metterlo a disposizione di cittadini studiosi in attesa che altri preziosi documenti vengano ad arricchirlo, è stato il professor Pasquale Iuso, che coordina il comitato scientifico della Fondazione. Era partito come una semplice ricerca, è diventato tutt'altro, è diventato un archivio che ha al suo interno un patrimonio fotografico, iconografico, documentale, archivi privati, parti degli archivi pubblici, è una mappatura complessiva. E oggi è l'occasione voluta da tutti quanti noi, dal Dipartimento di Scienze Politiche, da History Lab e dalla Fondazione Abruzzo Riforme di compartecipare e invitare l'Istituto Gramsci, la Biblioteca Lama della CGIL a discutere e a conoscere, farci conoscere dalle istituzioni nazionali con le quali già avevamo ovviamente un rapporto di studio, ma che, come dire, abbiamo voluto essere, come dire, raccogliere oggi proprio perché vogliamo lanciarci in una dimensione diversa di quella che era partita come una piccola ricerca.